tutto sommato siete bravi, state facendo silenzio, perché sta per iniziare una lezione molto particolare con noi del Parma Calcio, e grazie a Fulei per questa idea di Chiesa Pulito, stiamo facendo questo viaggio, questo tour delle scuole. E la seconda puntata, quella qui di Somania, la settimana scorsa arrivavamo a Colonia, che lì c'erano tanti bambini molto bravi che hanno raccolto il quanto della sfida, che era stato lanciato dal capitano Alessandro Lucarelli, che invito a venire qui al mio fianco, è il capitano del Parma Calcio 113. Grazie mille per l'applauso, e poi dopo vedete al capitano avrete modo di vedere alcuni altri giocatori nostri, tra cui Davide Giorgino e Leonardo Nunzella. Eccoli qua. Come potete vedere, loro sono sostanzialmente quasi in divisa, sono marchiato col Parma, mentre Alessandro ci ha fatto una sorpresa perché era qui a Sorania con noi ed è voluto venire a salutarvi perché ci teneva particolarmente. Capitano, comunque, questo saluto ai bambini della scuola di Sorania. Sì, ciao a tutti. Mi raccomando, date grande creatività e fantasia a questi disegni, e come sapete i più belli poi verranno premiati, sempre inerenti al Parma Calcio, quindi spero che sia una mattinata di divertimento innanzitutto per voi, che è una cosa fondamentale, e niente, io come diceva Gabriele sono venuto per farvi un saluto, e niente, poi lascio la parola ai miei compagni. Non ho altro da dire. Divertitevi, che è la cosa più importante. Grazie al capitano Alessandro Lucarelli, con Davide Giorgino e Leonardo Nunzella parleremo tra pochi istanti, perché così il saluto del capitano era una sorta di fuori programma, visto appunto che era qui in via eccezionale a Sorania, è stato carino da parte sua venire a portare proprio saluto a voi ragazzi. Quindi Sorania, siete dalla prima alla quinta, quindi insomma una presenza piuttosto nutrita e ben rappresentata, diciamo pure. Signor Sindaco, allora lei si chiama Salvatore Vettoni Farina, giusto? Un po' lungo perché non ho il dubbio, ma hanno detto che lei è molto conosciuto perché lei è stato anche maresciallo, giusto? E quindi insomma, oltre all'attività da politico, in precedenza anche quella come maresciallo, quindi insomma. Questi bambini conosceranno tutti, li avranno tutti schedati. Sì, quando facevo il maresciallo i bambini non c'erano, vedevi indietro il posto di opere. No, ho fatto appunto questa esperienza di 23 anni da maresciallo sul territorio sorognese, da 7 anni che faccio il sindaco, per cui le persone più grandine di loro li conosco tutti. No, io approfitto l'occasione per portare i saluti di tutta l'amministrazione comunale di Sorania, in particolare del vice sindaco, assessore alle politiche giovanili Federico Giordani, che ha seguito questo importante progetto insieme al preside Giacomo Vescovini, che oggi credo che non ha potuto essere presente, così anche il vice sindaco ha avuto dei problemi di lavoro, voleva essere presente, non ce l'ha fatta, e sono venuto io molto volentieri. Saluto tutti i ragazzi della scuola primaria di Sorania, gli insegnanti, ma soprattutto ringrazio i dirigenti e i giocatori di Parma Calcio per questo importantissimo progetto. Pensiamo pulito, che la stessa parola dice poco ma dice tantissimo, è significativa, per cui un progetto, un'iniziativa del genere a Sorania ha un valore altamente meritorio. Di questo voglio ringraziare, perché sicuramente c'è del suo, il soragnese Paolo Giordani, che è preparatore atletico del Parma Calcio. Chiudo dicendo che lo sport è uno dei migliori.
fratellanza, lo sport è tutto, per cui complimenti ancora a tutti gli organizzatori e ai ragazzi, grazie veramente di cuore. Grazie a lei, signor Scrivano. Quindi insomma, l'unione, coraggio, gioco di scala e fiducia nelle proprie possibilità sono questi soltanto alcuni dei valori che stiamo cercando di portare nelle scuole sui quali tra alcuni istanti vi inviteremo a riflettere con quelle che sono le testimonianze dirette dei nostri genitori, ma prima di sentire loro, perché chiaramente li teniamo in fondo, vi facciamo soffrire un attimo perché anche la sofferenza è un valore, e vorrei sentire Paolo Giordani, che il sindaco ha appunto citato in precedenza, e come il sindaco in precedenza era maresciallo, tu una volta eri insegnante proprio in questa scuola. Eviterò di ripetere quello che avevo detto al maresciallo, che aveva già schierati tutti, perché giustamente in effetti sono un po' giovani, devo fare quel calcolo e tenere presente che erano un po' giovani. Insomma, tu Paolo, avvicinati pure, non hai, diciamo così, insegnato a nessuno di questi ragazzi quando facevi l'insegnante di educazione fisica in questo istituto qualche anno fa. Tutto per te, senti un applauso. Sì. Buongiorno a tutti, grazie a tutti. Sì, quando io avevo insegnanti in questa scuola, questi bambini forse non erano ancora nati, sono passati circa 10 anni da quando facevamo l'attività fisica, facevamo le mini olimpiadi all'interno della scuola elementare. Comunque tanti li conoscono, insomma, sono anche un paese piccolo, i genitori si conoscono tutti, quindi tanti bambini si vedono per paese, si vedono a lavoratorio, si vedono in tanti ambienti, quindi si conoscono tutti. Fa piacere vedere 200 bambini che si uniscono alla società più prestigiosa che c'è nel nostro territorio, ed è bello vedere anche i giocatori che insomma, hanno un contatto diretto con i bambini dal punto di vista educativo. I nostri giocatori, i miei giocatori sono ragazzi eccezionali anche a livello umano, quindi possono veramente trasmettere qualche valore importante a voi tutti e a noi tutti, insomma. Però qualche valore lo puoi trasmettere anche tu, e mi riferisco a quello proprio dell'importanza della preparazione fisica, cioè proprio dello stare in forma, tanto per capirci, in sostanza, come si dice, veramente fare un po' di ginnastica. Sì, insomma, la ginnastica è risaputo che fa bene, che va fatta, bisogna soprattutto, come ha detto il capitano, divertirsi, quindi fare attività fisica, fare sport, ma l'obiettivo deve essere quello di imparare a divertirsi, imparare a stare insieme, a rendere, unire passioni, unire amicizie, e questa è la cosa più bella della parte sportiva. Poi il vincere, il perdere, molto più avanti, adesso l'importante è creare amicizie e imparare a giocare, a stare insieme e avere passione. Cambia di anno in anno la
posizione, quindi mi sono trovato dal calcio dilettantistico, dallo sport dilettantistico e alla scuola ad ambiti professionistici, quindi con dedizione sempre diversa, ma come ho detto prima, una cosa sola che deve legare ad esempio il mio lavoro, l'attività con i bambini, ai professionisti, ad altre strutture, che è quello che una persona deve amare quello che fa e deve avere soddisfazione in quello che fa. Poi arrivare in parte, noi insegniamo a scuola, comunque se uno fa con piacere quello che fa, lo fa volentieri. Perfetto, grazie professore. Allora, siamo arrivati con il momento dei nostri giocatori, perfetto, avvicinatevi pure Davide Giorgino e Leonardo Manzella. Allora, Davide Giorgino è già stato protagonista l'anno scorso di Pensa Pulito Fulletto, questo tour, come dicevo in apertura, facciamo delle scuole per trasmettere l'importanza dei valori del calcio e in particolare di quella che è stata la rinascita del Parmacalcio, mentre Leonardo Luzzella ha la prima esperienza, visto che si è aggiunto al Parmacalcio 113 solo dall'inizio di questa stagione, quindi non ha avuto ancora modo di eseguire questa attività parallela, no? Perché è importante giocare a calcio per loro, perché giocatori sapete che siete dei singoli anche per i nostri ragazzi, i nostri bambini, e lo siete non solo sul campo ma anche con quello che succede fuori. E tu, Davide, che sei anche che hai anche dei bambini, sai come si deve dialogare con loro. Ma sicuramente, prima di tutto buongiorno a tutti. Ma siete un po' spenti, buongiorno. Ma sicuramente per ritornare all'ambito scolastico,
come quando uno di loro va male in un compito e quindi deve recuperare. Bisogna sempre impegnarsi per cercare di recuperare il terreno perso. E come nella scuola, se in una materia qualche piccolino o piccolina non va tanto bene, deve impegnarsi per recuperare. Noi ieri purtroppo abbiamo fatto un passo falso e da domani dovremo andare al campo e recuperare anche noi con il lavoro e con le dimensioni sul campo. Quindi c'è un piccolo legame che ci unisce a questi piccoli studenti, è quello dell'impegno quotidiano per raggiungere un obiettivo. Il nostro è quello di vincere la domenica sul campo, il loro è di istruirsi e acculturarsi nel miglior modo possibile, coltivando appunto tutto ciò giorno dopo giorno. Siamo soltanto noi, perché anche voi siete Parma, quindi noi